sono nata qui a San Vicente qui, e cresciuta anche qui, studiato un po' in San Vicente, poi il vescovo mi ha chiesto se potevo andare in Italia a fare un corso di catechetica. Ho detto sì, sono andata, sono stata lì 2 anni a Castel Gandolfo, ho studiato, poi mi hanno chiesto se potevo andare a fare la comunicazione sociale. Sono qui, Italia, Francia, 2 passi. Qui è lo studio. Boa tarde, as notícias a esta hora. Mais uma vez, boa tarde, o representante do Papa para Cabo Verde está em São Vicente para uma visita à Diocese de Mindelo, Fernando Fonseca. Dom Luís Mariano Montemaior, juntamente com o Bispo de Mindelo, fez um reconhecimento geral da ilha para logo às 19 horas o Núncio Apostólico presidir a uma celebração eucarística na Pró-Catedral de Nossa Senhora da Luz, seguido de um jantar com todos os padres, religiosos e religiosas da ilha. E in questo momento c'è il Nunzio Apostolico per Capo Verde, che visita per la prima volta la diocesi poi, che è creata nel 2004. Qualcosa. Non so perché siamo isole, siamo con la faccia davanti al mare, no? E vogliamo sapere che cosa dell'altra. Forse qualche volta usciamo di Capo Verde per trovare una vita migliore, ma è soltanto un sogno, qualche volta è sogno. Soltanto.
inizio appunto del boom economico. Si sono partiti con questo turismo, adesso sta frenando, sì, adesso non questo boom esasperato che poi logicamente, come dicevi prima, è lo stesso sogno di chi parte va là, è il sogno lo stesso che... Sono molti quelli che vogliono rimanere qui a Capo Verde per fare il turismo, per aprire le agenzie, le hotel, ma qualche volta non è il turismo che Capo Verde vuole, è un turismo che arriva ma che non, i capoverdiani non beneficiano. Beneficio. Sì.